Ciao amici dell'informatica, io sono Robby, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Nella videoguida di oggi vi spiegherò come controllare l'utilizzo della batteria in Windows 11. Nel nuovo sistema operativo di casa Microsoft è stato introdotto un grafico della batteria per aiutare gli utenti a controllare l'utilizzo della batteria. In questa sezione possiamo controllare l'ora dello schermo attivato, l'ora dello schermo disattivato e il tempo di sospensione, proprio come possiamo fare negli smartphone. Questa nuova funzionalità è molto utile per chi possiede laptop o notebook Windows 11. Quindi, se la durata della nostra batteria si sta esaurendo, adesso andando su Utilizzo della batteria, possiamo vedere quale app sta scaricando la batteria e cercare di risolvere il problema. Allora, per controllare l'utilizzo della batteria non ci basterà che andare nel menu Start e andare su Impostazioni. Quindi apriamo il menu Start, andiamo su Impostazioni o tramite scorciatoia qui sotto, o tramite scorciatoia di tasti Windows più I, o tramite barra di ricerca scrivendo Impostazioni qui sopra. Nella barra laterale di sinistra facciamo clic su Sistema, mentre dalla schermata centrale andiamo su Alimentazione e Batteria. Nella sezione Batteria, ovvero qui, espandiamo Utilizzo della batteria. Qui troveremo un grafico, questo qui sotto, che mostrerà l'uso della batteria del nostro PC nelle ultime 24 ore o ultimi 7 giorni, se clicchiamo qui. Possiamo passare il mouse sopra le singole barre per conoscere la percentuale esatta della batteria durante un'ora specifica. Per esempio, alle 10 avevo il 35% di batteria, mentre alle 13 avevo il 23%, quindi poi ho messo sotto carica il computer e man mano possiamo vedere come la batteria venga ricaricata. Appena sotto il grafico troviamo l'ora dello schermo attivato, l'ora dello schermo disattivato, e il tempo di sospensione. Per controllare l'utilizzo della batteria per ogni singola app, invece dobbiamo andare sempre nel menu Start e su Impostazioni. Nella barra di sinistra andiamo sempre su Sistema e dalla schermata centrale andiamo su Alimentazione e Batteria. Nella sezione Batteria espandiamo Utilizzo della batteria. Scorriamo verso in basso nella sezione Uso della batteria per app. E da qui possiamo controllare le app che stanno scaricando la batteria del nostro PC. Possiamo ordinare le app per utilizzo complessivo, in uso, sfondo e nome. Inoltre possiamo anche controllare l'uso della batteria di una particolare app, digitando il nome dell'app nella barra di ricerca. Quindi da qua verranno messi in ordine per utilizzo complessivo, oppure se mettiamo in ordine per uso, o in ordine per sfondo, o in ordine per nome. Tipo se metto ordine per uso cambierà l'ordine, oppure possiamo cercare una determinata app per vedere quanto consuma. E niente ragazzi, per questa videoguida è tutto. Spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se avete dei dubbi o altro, non esitate a lasciare un commento qui sotto nel box dei commenti. Inoltre vi ricordo di seguirci sulla nostra pagina Facebook, il nostro gruppo Telegram e sul nostro sito desktopsolution.org. Ciao!